Oggi parliamo di quello che viene chiamato complesso di Lyon, nel senso che abbiamo principalmente Freud che parla del complesso di Edipo e diciamo il complesso di Lyon è quel passaggio generazionale che non viene accettato tra padre e figlio e quindi l'abbiamo chiamato così perché? Perché Lyon era il re di Tebe che cercò di uccidere il figlio proprio perché l'oracolo di Delfi gli disse che il figlio lo avrebbe ucciso e quindi lui per proteggersi appena nacque il figlio cercò di ucciderlo. Poi non fu così e poi ci fu tutta la storia di Edipo. Laio perché? Perché noi diamo questo nome a quella che è la problematica del passaggio generazionale fra padre e figlio. Cioè ci sono molti padri, specialmente poi li ritroviamo qui nel Veneto, dove ci sono molte aziende, che non lasciano spazio ai figli. E io questo molto spesso lo vedo nelle psicoterapie, proprio perché ad un certo punto i figli disperati vengono a cercare l'autostima, a cercare di crescere attraverso una psicoterapia, proprio perché il padre non dà spazio. Questo perché c'è un padre che non vuole ammettere che deve lasciare il comando al figlio e quindi succedono poi dei litigi, succedono delle cose anche molto gravi, oppure non succede niente apparentemente, però sicuramente non fa bene al figlio e sicuramente non lo fa crescere nella maniera giusta.